Ciao beautine, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi un video un po' diverso da quelli che vi propongo solitamente. Infatti, come avrete già letto dal titolo, non è un video make-up, ma un video inerente ai capelli. Infatti, dopo anni di puro odio verso i miei capelli, ho deciso di provare un trattamento per andarli a lisciare. E il trattamento in questione è questo qui della Cativa, che ho visto da una youtuber che seguo. E ne parla bene, quindi ho deciso di provarlo e soprattutto di condividere la mia esperienza con voi. Il kit in questione contiene uno shampoo da 50 ml, un balsamo da 30 ml, una maschera lisciante alla cheratina da 150 ml, un paio di guanti e le istruzioni. Tra l'altro, dopo aver letto le istruzioni e soprattutto il procedimento, anche se sapevo già a cosa andavo incontro, sto vivendo una fase di pentimento, ossia dovrei rivedere un po' le mie scelte. Comunque ormai non si torna più indietro e quindi proveremo insieme questo kit. Tra l'altro, vi lascio nel frattempo le immagini dei miei capelli, che come vedete non hanno particolarmente le idee chiare perché non sono ricci, non sono mossi, non sono lisci, sarebbero anche crespi, ma tra l'altro oggi che registro questo video hanno deciso di essere anche abbastanza decenti. E tra l'altro anche vorrei specificare che sono 2 anni che non vado dalla parrucchiera a tagliarli, quindi non hanno neanche una forma, ma su questo non possiamo farci nulla. E dovrei anche specificare che potrei averli spuntati da sola, ma ignoriamo questo passaggio, non lo diciamo a nessuno perché lo dobbiamo raccontare a qualcuno. Fate finta che non ho detto nulla. Comunque direi di partire subito con il procedimento. Il primo passaggio è quello di andare a lavare i capelli solo con lo shampoo, quindi non bisogna applicare nessun altro prodotto, e andarli a asciugare molto molto bene. Io lo farò fra pochissimo e fra pochissimo vedrete la situazione. Secondo me sarà una situazione disastrosa, però direi di partire subito. Post shampoo, questa è la situazione. Capelli sono super crespi, ma si sapeva, io utilizzo sempre il balsamo apposta perché so già che la situazione è questa, però in questo caso andavano lavati solamente con lo shampoo ed asciugati, e questa è la situazione. Come vedete è una catastrofe, però direi di partire adesso al secondo step. Rieccoci con un cambio di postazione, semplicemente per stare un po' più comoda. Tra l'altro mi sono messa, come vedete, questa magliettina bianca, l'ho messa volutamente al contrario, tra l'altro perché nella parte davanti ha un nome di un brand e non mi sembra il caso di fargli pubblicità, anche perché non ha nulla a che fare con il make-up. È una di quelle magliettine di un negozio della zona. E adesso, se riesco, magari prendo una forbicina ad aprire il trattamento, dobbiamo andare a passare ad applicare questa maschera, stando almeno a 1 cm di distanza dalla radice. È impossibile da aprire questo trattamento. Ciocca per ciocca, e successivamente dobbiamo attendere 15 minuti. Ho aperto la maschera in una maniera veramente indecente, speriamo che esca. E partiamo subito. Allora, bisogna ovviamente mettersi i guanti. Tra l'altro me l'aspettavo più liquida e puzzolente, in realtà profuma, quindi sono molto molto contenta. Piccolo voiceover, semplicemente perché la clip è venuta male. Comunque vi stavo dicendo che ho appena terminato di applicare la maschera, adesso bisogna attendere 15 minuti e successivamente andare ad asciugare con il phon i capelli. Vi consiglio ovviamente di fare questo passaggio in bagno perché la crema è una sorta di balsamo, quindi è abbastanza fluido e schizza un po' ovunque. E i guanti in dotazione in questo kit sono veramente scomodissimi. Infatti, come avete visto, non sono stata neanche così attenta a non applicarlo vicino alla cute, proprio perché era molto molto scomodo, e quindi l'ho applicato alla meno peggio. Rieccomi tornata, siamo all'ultimo, tra virgolette, anzi penultimo step, e ho asciugato tutti i capelli, anche se non sembra perché ovviamente sono pieni di maschera.
E adesso arriva il momento un po' più traumatico perché dobbiamo andare a passare la piastra, ciocca per ciocca, stando attenti a fare delle ciocche comunque abbastanza piccole, dalle 8 alle 12 volte. So che sembra tantissimo, ma serve a innanzitutto lisciare bene il capello, ma soprattutto a fare in modo che il prodotto, la maschera, la cheratina, penetri bene all'interno del capello per andarlo comunque a rigenerare e idratare. E visto che io ho i capelli comunque non sono particolarmente ricci, andrò a farlo 10 volte, che mi sembra la via di mezzo giusta. Direi quindi di partire subito perché sarà abbastanza lungo il processo. Tra l'altro è abbastanza anche complicato perché i capelli sono veramente appiccicosi. Comunque ci proviamo a fare di meglio. Fare il possibile, insomma, e non mi sono portata neanche un pettine, però mi sa che in questo caso serviva, però io direi di fare queste ciocche qui, un centimetrino neanche, forse sono troppi, ecco qua. E in questo passaggio vedremo un bel po' di fumo. Tra l'altro vi consiglio di tenere a portata di mano un asciugamano per andarvi a pulire le mani dalla maschera, che comunque, nonostante abbiamo asciugato i capelli, l'ho sentito un po' sulle unghie, sulle polpastrelle, scusate. E in questo passaggio vedremo del fumo, però ho letto che non dobbiamo preoccuparci perché significa che il prodotto sta penetrando bene nel capello, quindi direi di partire subito. Ovviamente, se avete la possibilità, in questo passaggio in cui bisogna passare la piastra, meglio farvi aiutare da qualcuno, soprattutto per la parte dietro, però in questo caso io sono sola e quindi faccio tutto da sola. Un altro consiglio che vi voglio dare, ne approfitto per darvi un po' di consigli nel frattempo, è quello lì di farlo principalmente in primavera o autunno, in modo tale da avere le finestre aperte in questo step, in modo da non inalare troppo il vapore. Adesso, visto che i passaggi sono abbastanza lunghi, direi di stoppare qui il video e ci vediamo fra qualche secondo a testa terminata, insomma. Rieccoci, ormai ho perso la sensibilità delle mani, talmente ho passato tanto alla piastra, non ne posso quasi più, però abbiamo terminato. Adesso aspetto 5 minuti, dopodiché vado a lavare i capelli con shampoo balsamo, poi applico anche il termoprotettore, il mio solito olietto sulle punte e siamo pronti per vedere finalmente il risultato. Pronta a scoprire il risultato finale? Ecco qua, i capelli sono super lisci, super morbidi, super idratati, si sente proprio al tatto. Potevo passare la piastra un pochino meglio qui sul davanti, però a una certa mi ero un po' stancata di stare lì a passare tante volte la piastra e quindi va bene lo stesso, l'importante è che sono ordinati e lisci. Adesso questo trattamento dovrebbe durare all'incirca 3 mesi, ovviamente più avanti vi farò un video aggiornamento. Prima di concludere il video vi voglio dire anche i pro e i contro di questo trattamento, ovviamente secondo me. Tra i pro troviamo sicuramente la possibilità di avere dei capelli ordinati per almeno 3 mesi e un altro pro è sicuramente il prezzo rispetto a quello che andreste a pagare dalla parrucchiera. Mentre tra i contro troviamo sicuramente la durata del trattamento per il quale dovete avere almeno 2 ore piene a disposizione per poterlo realizzare. Tra l'altro, se avete molti capelli ci metterete sicuramente molto di più perché dovete passare ciocca per ciocca la piastra almeno dalle 8 alle 12 volte. Io ripeto, l'ho passato 10 volte. Quindi
Quindi per il momento è tutto, ovviamente come vi ho detto prima ci sarà un video aggiornamento fra circa 3 mesi per vedere un po' la situazione. Io spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciatemi un like e anche se vi è piaciuto il video ovviamente. Io per il momento vi saluto, ci rivediamo sicuramente nel prossimo video con un nuovo video make-up questa volta e nulla, vi mando un bacione, ciao beautine!